Allora, ragazzi, ultima puntata dell'introduzione alla geometria di Riemann. Arriva qualcuno? E stasera parliamo di curvatura. Curvatura che sicuramente è l'ente più bello di tutta la geometria riemanniana. Anche perché il mondo fisico è dotato di uno spazio-tempo, come ci ha insegnato Einstein, che possiede una curvatura non nulla, quindi non è piatto, in tutti i suoi punti. Quindi l'idea, il concetto di curvatura ha delle riferimenti estremamente realistici e importanti. Non è solo un gioco, un'astrazione, un gioco matematico, ma riveste un ruolo strategico nella fisica. A tal punto che nell'equazione del campo gravitazionale di Einstein, oltre al tensore metrico che descrive la metrica della varietà spazio-temporale a quattro dimensioni, è presente il tensore di Ricci, che faremo stasera, che è un modo per definire la curvatura, oltre che la curvatura scalare, che è un altro modo per definire la curvatura, ovviamente legato al precedente, e entrambi legati al tensore di Riemann, che non compare nell'equazione di Einstein, che è un ulteriore modo di definire la curvatura. Come vedete, ci sono vari modi per definire che cos'è la curvatura. E questo è un po' intrigante. E quindi stiamo entrando nel vivo del problema. La prima definizione di curvatura la si ha per le curve. E per le curve le cose sono facili. Se io prendo una curva per comodità su R2, posso definire la curvatura della curva in un punto in un modo molto semplice e sul quale, diciamo, c'è poco da discutere. In pratica, la curvatura mi deve esprimere come il vettore tangente alla curva devia lungo la curva. Più la curva è curva, più il vettore tangente devia. Meno la curva è curva, meno il vettore tangente devia. In una linea retta il vettore tangente non devia per niente. Ma voi sapete che una stessa curva può essere percorsa con velocità diverse, quindi con vettori tangenti diversi. Allora, per metterci d'accordo e metterci nel caso più semplice, consideriamo il solo caso del vettore tangente con velocità in modulo uguale a 1. Quindi vettore tangente o vettore velocità è la stessa cosa, voi lo sapete bene, di modulo 1. Se il vettore tangente ha modulo 1 e se io voglio calcolare la curvatura nel punto P di questa curva, basta che veda come la curva va, il vettore tangente, quindi la velocità, varia rispetto al parametro. Quindi se considero il parametro che mi definisce la curva nel punto A e nel punto B, a cui corrisponde il punto P e il punto Q, ok? Bene, se faccio la variazione del vettore tangente, dovrò fare semplicemente un trasporto parallelo del secondo vettore
in P, quindi è meglio che questo qui non lo metta, così non mi do fastidio da solo. Quindi questo lo porto qui, trasporto parallelo, va bene, e poi faccia la differenza. Questa è la variazione del vettore velocità. Se prendo i due punti vicini vicini, questo vettore tende a diventare perpendicolare al vettore tangente, cioè si dice perpendicolare alla curva, ed è non è altro che l'accelerazione centripeta. Quindi curvatura come modulo della o modulo norma, visto che sono vettori, della accelerazione, che essendo la curva percorsa con velocità unitaria, questa accelerazione è centripeta, cioè perpendicolare al vettore tangente e diretta evidentemente verso il centro di un'ipotetica circonferenza. È chiaro il discorso? Quindi, ripeto, la curvatura in un punto di una curva è il modulo dell'accelerazione in quel punto se la velocità ha norma 1. Se la velocità non avesse norma 1 ci sarebbe una componente dell'accelerazione non più centripeta, le cose si complicherebbero diciamo in maniera inutile. Si è capito che questo qui diventa perpendicolare? Cioè, questo sta fermo, se questo punto qui si avvicina qui, lo faccio vedere così, io facendo i trasporti paralleli avrò questo, poi in pratica sono su una circonferenza, più mi avvicino, più questo qui diventa tangente, perché vado a definire un triangolo isoscele di lato 1, con quest'angolo che tende a 0 e questi qui che tendono tutti e due a 90 gradi. Se tendono a 90 gradi si viene a formare l'angolo retto, quindi la accelerazione in quel caso lì è perpendicolare alla velocità. Il modulo di quel vettore, vettore accelerazione, è definisce la curvatura della curva. Chiaro? Perché questo è il punto di partenza. La definizione naturale di curvatura di una curva, come il vettore velocità varia lungo la curva punto per punto, ovvero la derivata della velocità rispetto al parametro, ovvero l'accelerazione, che essendo per definizione la velocità unitaria di modulo non può che non essere perpendicolare, detta accelerazione, al vettore tangente. Se non ci credete, provate a fare la derivata di questa forma qui, questa è la velocità. Questa qui non è altro che il modulo quadro della velocità, perché il prodotto scalare di un vettore per se stesso è la norma quadra del vettore. Ma se per definizione la norma quadra è 1, allora vorrà dire che la derivata di 1 è 0. Ora, applicando la regola della derivata di un prodotto scalare, avrò dv in dt per v più v dv in dt uguale a 0. Quando si fa la derivata di un prodotto, si fa la derivata del primo per il secondo, più il primo per la derivata del secondo, e questo vale anche per i prodotti scalari. Bene, per la simmetria del prodotto scalare, questi due sono uguali, quindi avrò 2 prodotto scalare di dv su dt per v uguale 0. 2 si semplifica e avrò che l'accelerazione e la velocità hanno come prodotto scalare 0. Cioè sono perpendicolari.
quello che abbiamo intuito graficamente lo ritroviamo nei calcoli. Questo, sto insistendo perché è un punto importante. Quindi si definisce curvatura di una curva il modulo dell'accelerazione se la curva ha velocità nulla, unitaria in ogni punto. D'accordo? E questa accelerazione è perpendicolare al vettore tangente, cioè alla velocità. E se abbiamo a che fare con una superficie? Parlo di una superficie ordinaria come prima ipotesi. Ah, una superficie è un oggetto assai più complicato di una semplice curva. Ecco allora l'idea di Eulero e Gauss. Poi Gauss riprende quell'idea lì. Fra i vari modi con cui noi potremmo definire la curvatura di una superficie in un suo punto, il modo più naturale, voglio calcolare la superficie, la curvatura in quel punto lì, il modo naturale è di considerare, è detto qualcosa? Ho sentito, sento le voci, è di considerare tutte le curve che passano per quel punto e che stanno sulla superficie. E per fare questo mi conviene, ve lo faccio vedere qua, fissare il piano tangente nel punto P, che è unico, la perpendicolare al piano tangente e un qualunque piano che passa per quella perpendicolare. Uno qualunque di questi piani che passano per la perpendicolare, cosa faranno? Spiccheranno sulla superficie delle curve. Ve lo faccio vedere qui. Allora, qui è una superficie. Immaginate una sfera, un pezzo di sfera. Prendo un punto dalla superficie, prendo il piano tangente e la perpendicolare al piano tangente, si chiama normale. Poi metto un piano ballerino che però passa per questa retta normale al piano tangente. Questo piano taglierà la superficie creando delle curve, così ho un criterio, diciamo un po' restrittivo, poi si dimostra che non lo è per nulla in realtà, ma adesso non voglio andare troppo avanti, basta sapere che questo criterio col piano, con la retta normale al piano tangente ci serve perché sennò ci sono tutte quelle altre curve che invece sono laterali rispetto, mi capite, se questa è la mia superficie, bene, e questo è il piano tangente, e questa è la retta perpendicolare, e qui prendo un piano che passa di qui, e questo mi determina una curva fatta così, poi ci sono tutte le altre curve, che non stanno su nessun piano passante per la normale, quindi il problema tenderebbe a complicarsi assai. Allora, per semplicità, prendo curve ottenute tagliando in quel modo lì, è chiaro? Benissimo. Sono delle geodetiche? No, no, no. Non sono delle geodetiche? Se sono in una sfera? Sfera sì. Ah, ok. Speriamo di... No, no, ok. Però una curva, questo vale per una superficie qualunque. Bene. Okay. Sì, non sono curve libere, sono superfici. Esattamente. Sono curve un po' vincolate, però qualunque altra curva libera che ha lo stesso, c'è un teoremino bellino che dice qualunque curva libera non vincolata a questo piano che taglia, che però ha lo stesso vettore tangente in quel punto con quella che taglia, quindi io adesso ho la superficie,
Questo è il vettore, è la retta normale alla superficie sul piano tangente. Prendo un piano che taglia la superficie, che passa per la retta normale, mi determina una ed una sola curva, però tutte le altre infinite curve sulla superficie che hanno il medesimo vettore tangente nel punto di tangenza hanno tutta la stessa curvatura. È un vettore, è un teoremino carino, lo trovate nei libri di geometria differenziale. Per cui questa restrizione in effetti non lo è, però ci serve a noi per creare un criterio iniziale per poter lavorare. Bene, calcolare quindi la curvatura di tutte queste curve col metodo di prima, percorrendo le curve con velocità costante uguale a 1 e prendendo la derivata della velocità, cioè l'accelerazione, facendo la norma di questa accelerazione. Bene, voi capite che una superficie qualunque tagliata da infiniti piani, tutti naturalmente che passano sulla medesima normale, beh, vi creano infinite curve di curvature diverse. Pensate, non so, al pallone da rugby. Se lo taglio così, la curvatura è più grande. Se lo taglio così, la curvatura è più piccola. D'accordo? Come facciamo per definire la curvatura in modo univoco? Cosa dice Eulero e di conseguenza Gauss? Fra tutte si prende la curvatura minima e la curvatura massima e le si moltiplica. Cmin per Cmax. E così abbiamo un criterio per definire la curvatura della superficie in un punto. Si poteva fare diversamente, questa è la strada, percorsa da Eulero e di conseguenza Gauss. Riemann, Ricci e Company devono essere dei modi di misurare la curvatura delle varietà riemanniane che però, se essendo a superfici bidimensionali, mi devono stare gli stessi valori. Purtroppo per la curvatura scalare c'è un fattore 2 che sfugge. Quindi non viene proprio questa, la curvatura di Eulero, ma viene il doppio o la metà, adesso non mi ricordo. Però uno lo sa. Per esempio, il cilindro. Il cilindro è l'esempio più buffo del mondo, perché se io prendo un tubo e prendo un punto del tubo e in quel punto disegno il piano tangente al tubo, punto P, piano tangente, e poi mando la normale e poi prendo tutti i piani che passano per la normale e tagliano il tubo, quindi avrò delle ellissi, una circonferenza, quindi se lo taglio così, se lo taglio, il punto adesso è qui, se lo taglio, questa è la normale. Se lo taglio così avrò una circonferenza, faccio così, è fatica disegnare sulla lavagna, oppure un'ellisse. Un'ellisse che di mano in mano che sposto il piano diventa sempre più larga finché io, se taglio il piano lungo una sua direttrice, trovo una retta. La curvatura della retta è zero. La curvatura minima è zero lungo il tubo, la curvatura massima la ottengo quando taglio perpendicolarmente al tubo. Curvatura massima è l'inverso del raggio, la vecchia formula che è la curvatura reciproca del raggio di una circonferenza, quindi se il raggio è 1, 1, la curvatura massima, la curvatura minima 0, 0 per 1 fa 0. Quindi i cilindri non sono curvi. Non sono curvi. No.
in effetti. E questo ci dà già l'idea che la curvatura è una roba un po' strana, che non dipende dalla forma dello spazio che contiene il cilindro, che l'ho detto tante volte, ma semplicemente dalle proprietà metriche del cilindro. Le proprietà metriche del cilindro sono le stesse di un piano. Ma anche il cono, vedete quelli che vendevano le caldarroste che facevano il cono, i brustolini, uguale. Io da un foglio di giornale faccio un cono, idem, anche se il cono è un po' più complicato vederlo, ma anche il cono, se io lo taglio così lungo una particolare direzione, viene una retta, se no vengono delle ellissi o una circonferenza, o addirittura vengono delle iperboli, però devo stare sempre sul vettore normale al piano tangente del punto. Provate magari. E anche il cilindro a curvatura zero. Quindi vedete, la cosa è divertente. Beh, ci saranno superfici con curvatura negativa, perché se io taglio la superficie nel modo che vi ho detto, e se la superficie magari è chiusa, sfere, pallone da rugby, cose del genere, patate, preso un punto, preso il piano tangente, presa la normale, tutte le curve che voi ottenete tagliando sono curve che hanno tutta una curvatura dello stesso segno rispetto all'orientazione che voi date alla normale, per esempio dal dentro al fuori. E quindi le superfici chiuse hanno curvatura positiva. Come faccio a ottenere eventualmente una curvatura negativa? Con quelle che si chiamano le selle. Cioè una sella, c'è un po' fatica a disegnarla, è una roba, è la sella del cavallo. Sembra facile disegnare una sella. Una sella è una cosa fatta così. Dà l'idea, sì, più o meno, sella del cavallo. Bene, se mi metto nel centro della sella, prendo il piano tangente, prendo la normale, ok, poi comincio a tagliare, avrò delle curve così, ma avrò anche delle curve così, quindi avrò delle curve rispetto alla normale che oriento in un modo, avrò delle curve con curvatura positiva e delle curve con curvatura negativa, perché non posso fare tutto o solo positivo o solo negativo, visto che mi cambia la convessità, la concavità della curva. In quel caso lì abbiamo curvatura negativa. Le proprietà delle superfici con curvatura negativa sono più belle di quelle delle superfici con curvatura positiva. Anche perché se è una superficie a curvatura negativa dappertutto, non riuscirete mai a chiuderla. Se la volete completa. Se ci volete dei buchi, sì, per esempio c'è la sfera di Beltrami, che è una sfera pseudosfera, che è una roba fatta così, ma non si chiude, per cui avete in questo punto delle curve fatte così, ma anche delle curve fatte così, e si riesce a costruirle in modo che la curvatura negativa sia costante in ogni punto, ma non si riesce a chiuderla. Questo si stringe ma non si chiude. Qui c'è tutta una serie di teoremi di geometria di Beltrami.
c'è tutta una serie di teoremi di geometria, geometria differenziale globale, cioè le proprietà complessive della varietà. Varietà complete, varietà chiuse, varietà compatte, varietà connesse, varietà semplicemente connesse. Che si sposano con la topologia, perché ho detto tutti i concetti topologici. Per studiare le proprietà di qualcosa devo fare della topologia, è evidente. Bene, quindi curvatura positiva, curvatura negativa. La curvatura, abbiamo capito col cilindro, che è un'entità che dipende dalle caratteristiche intrinseche della superficie. Cioè no, non dello spazio in cui la superficie è eventualmente immersa, anche perché per esempio in geometria di Riemann lo spazio immergente proprio non c'è, ci può essere ma non è necessario che ci sia. Se ne accorse Gauss col suo famoso teorema egregium, si chiama così, il quale afferma, ci sono varie formulazioni ma diciamo la più diretta è che la curvatura è invariante per isometrie. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ho due superfici, lui lo fece sulle superfici, ma noi lo possiamo estendere a qualunque varietà di Riemann, lui dico Gauss, se avete due superfici isometriche, cioè isometriche vuol dire che hanno lo stesso tensore metrico, in soldoni, il famoso G-IJ. Per cui, per esempio, il cilindro ha lo stesso tensore metrico del piano. Se avete due superfici con lo stesso tensore metrico, superfici diverse, si dice che c'è un'isometria fra le due superfici, cioè c'è una corrispondenza in modo che il prodotto scalare nel piano tangente di una corrisponde esattamente al corrispondente prodotto scalare nel piano tangente dell'altro, ma il prodotto scalare, questi sono i coefficienti del prodotto scalare. Allora, se due superfici sono isometriche, hanno la stessa curvatura. Questo è il teorema egregio. Si chiama proprio egregium perché è stra importante, fondamentale per il discorso della geometria differenziale, geometria di Riemann, concetto di curvatura e affini. Il contrario non è vero. Se due superfici hanno la stessa curvatura, non è detto che siano isometriche. Quindi, se sono isometriche, hanno la stessa curvatura. Ma se hanno la stessa curvatura non è detto che siano isometriche. C'è l'esempio classico che vi faccio vedere del cilindro chiuso con due emisfere. Se io parto da un cilindro e lo chiudo con due emisfere, cioè in pratica è un tubo con due tappi ma a forma di emisfere che combinano esattamente, emisfere vuol dire mezze sfere, che combinano esattamente con il bordo esterno, i due bordi del cilindro. Bene, se adesso, allora, questo qui che curvatura ha? Ha curvatura 0 tutto lungo il cilindro, è curvatura 1, facciamo finta che il raggio sia 1 e curvatura 1 sulle calotte, sulle due emisfere. Quindi in tutti i punti del cilindro curvatura 0, nei punti delle due emisfere curvatura 1. Adesso io faccio una dilatazione di questo cilindro per la sua lunghezza. Ok?
diciamo, cioè ho semplicemente dilatato, faccio finta che il cilindro abbia sia fatto di materiale elastico, l'ho dilatato, però mantenendo le stesse proprietà di curvatura. Quindi la curvatura di questo cilindro in ogni suo punto è esattamente la stessa di questo cilindro, perché non l'ho dilatato per il largo, ma solo per il lungo. Quindi in pratica questo cilindro che ho ottenuto è più lungo. Bene, l'applicazione che permette la dilatazione non è isometrica, perché due punti così, se io li dilato, si allontana. Quindi non c'è una isometria fra queste due figure dalla parte del cilindro. Ci sarà dalla parte dell'emisfero, ma in toto da qualche parte è avvenuta una dilatazione, non c'è più l'isometria. Bene, qui abbiamo la stessa curvatura, ma le due superfici non sono isometriche. Per cui, ripeto, se due superfici sono isometriche, allora hanno la stessa curvatura. Se due superfici hanno la stessa curvatura, non è detto che siano isometriche. Questo è l'esempio tipico. Quindi voi capite che la curvatura dipende dal tensore metrico. Perché se è vero che due superfici che hanno lo stesso tensore metrico, di conseguenza hanno la stessa curvatura, vuol dire che la curvatura è una funzione del tensore metrico. Si è capito finora? Siamo molto sul discorsivo, il difficile deve venire, sarà difficilissimo, vi ho avvisato. Vi ho detto, questi sono modi per definire la curvatura, curvatura della curva, curvatura della superficie, ma potrebbero esserci altri modi. L'importante è che alla fine, se calo sulle superfici ordinarie, abbia gli stessi risultati. Si potrebbe, per esempio, definire la curvatura usando i triangoli geodetici. I triangoli geodetici sono triangoli che si ottengono congiungendo tre punti di una varietà. Faccio sempre il caso di una superficie ordinaria. Se prendo tre punti e congiungo questi tre punti con una geodetica, ho costruito un triangolo geodetico, si chiama così. Bene, il triangolo geodetico ha come somma degli angoli interni un valore che non è l'angolo piatto, come invece normalmente accade negli spazi piatti. Questo si impara già alle elementari, se volete. La somma degli angoli di un triangolo qualunque è 180 gradi, cioè un angolo piatto, ovvero pi greco radianti. In una superficie curva questo non è più vero. È bello l'esempio della superficie del mappamondo. Se io vado al polo nord e poi seguo un meridiano fino a incontrare l'equatore, sto andando su una geodetica. Meridiani sono, cioè tutti nelle sfere, tutti gli archi, cosiddetti archi massimi, che si ottengono tagliando la sfera con piani passanti per il centro, sono geodetiche. Quindi io prendo una mela, comunque la tagli passando per il centro della mela, ottengo quelli che si chiamano cerchi massimi, e questi sono geodetici. Quindi sono al polo nord, vado verso l'equatore lungo un meridiano, quindi su una geodetica. Arrivato in fondo all'equatore, faccio una rotazione lungo l'equatore, che è una geodetica, mettiamo di 90 gradi, e poi ritorno al punto di partenza. Quindi sono andato giù, poi mi sono spostato e qui c'è un angolo retto. Sono andato sull'equatore, poi comincio ad andare così, qua c'è un angolo retto. Poi faccio un quarto di giro
ritorno su, qua giù c'è un angolo retto e qua mi trovo un angolo retto. Quindi ho tre angoli retti. Ho creato un triangolo geodetico con tre angoli retti. Senti, in questo caso tu hai fatto un trasporto parallelo, vero? Semplicemente ho camminato su una geodetica, sì, ho fatto il trasporto parallelo del vettore tangente. Del vettore tangente. Sì. Quindi lì ho una curvatura di 90 gradi. No, non puoi parlare di curvatura. Curvatura è l'inverso del raggio. Quando ottengo... Vabbè, ok, sto pensando a una cosa. Dopo. Ho ottenuto un triangolo geodetico in cui la somma degli angoli, naturalmente considerando le rette tangenti, il triangolo è curvilineo, cioè se io adesso lo faccio sul piano, se ho un triangolo curvo... Mi esprimo meglio, il vettore parallelo si è modificato di 90 gradi rispetto all'inizio, sì, quando sì. torna, no? Ed è quello che tu vai a valutare sì. quando fai... È il terzo angolo, sì. quindi primo angolo 90 gradi, secondo così angolo... Così, per intendere. Esattamente, facendo un sì. quarto... Faccio un quarto per fare l'esempio di 90-90-90, potevo fare anche un angolo più di un quarto di equatore. Sì, sì. Potevo fare quello che mi pareva, alla fine non viene 180 gradi, in ogni caso. 90 più 90-90 è più eclatante. Bene, a questo punto la somma degli angoli interni di un triangolo geodetico dipende dalla curvatura. Se la curvatura è 0, la somma è 180 gradi, se la curvatura è positiva, la somma è maggiore di 180 gradi, se la curvatura è negativa, la somma è minore. I triangoli geodetici sono triangoli con gli angoli fatti così. Questo è carino da vedere. Curvatura negativa in tutti i punti. Cioè, la differenza è questa, positivo, sì. nullo o negativo, perché il sì. difetto angolare dipende da quanto è esteso. Sì. Facendo in modo che la curvatura sia costante dentro, quindi o tutti i punti con curvatura positiva, o tutti i punti con curvatura nulla, o tutti i punti con curvatura. Se no, se sono un po' positivi, un po' negativi, può venire zero, anche se... Perché in non effetti... Non riesci a valutare la curvatura, perché se il triangolo si rimpicciolisce, il segno non cambia della curvatura, ma il difetto angolare sì. Il difetto angolare dipende perché da... Più piccola più si avvicina a 180 gradi, lo so. Non lo so, perché... Perché localmente è euclidea. Sì, hai ragione. Il teorema dice che... La somma degli angoli, chiamiamolo sigma alfa, somma degli angoli, più l'integrale della curvatura è uguale a pi greco. Il teorema di Bond, adesso non mi ricordo. Quindi tu dovresti fare l'integrale della curvatura dentro i punti del triangolo geodetico. Qui è una cosa difficile, ovviamente. Per cui... È un integrale di superficie. È un integrale di superficie. Difficile nel senso da farsi, però perché concettualmente... In ogni punto. Curvatura è uno scalare. In ogni punto, quindi in pratica devo fare la curvatura in ogni punto per il ds di superficie... E fare la somma. Gioco, sì. Quindi se la superficie tende a zero, giustamente l'integrale è nullo, quindi diventa pi greco. Se no, no. Quindi il rapporto, il displacement fra lo spiazzamento fra pi greco e la somma degli angoli interni è esattamente l'integrale della curvatura di superficie sul triangolo geodetico. Questo è un teorema molto forte. Quindi potrei definire la curvatura in questo modo, però c'è un integrale mica da poco. E poi questa non è una definizione locale, è una definizione globale relativa a un triangolo. Io ho bisogno di una definizione puntiforme. Quindi capisco che la curvatura è legata alla geodetica. Allora a questo punto sarebbe meglio usare il campo di Jacobi,
che mi dice come le geodetiche scappano. Allora, vado su una varietà, una superficie, prendo un punto, comincio a disegnare le infinite geodetiche che partono da quel punto e poi vado a vedere come queste geodetiche scappano l'una dall'altra. Il modo con cui fuggono dall'uno dall'altro si chiama campo di Jacobi ed è legato alla curvatura della superficie. Ma sono applicazioni affascinanti, ma estremamente difficili anche a livello di calcolo. Quindi finora ritorniamo alla definizione di prima, che è la più semplice, quella del tagliare lungo la normale. C'è anche un altro modo ancora. Ah, poi tutti questi modi devono confluire, abbiamo detto, allo stesso risultato, a parte eventualmente un fattore moltiplicativo inessenziale, ma costante, che è 2. L'altro modo è, prendo una superficie, sempre nel caso più semplice, un punto solo e vado a fare, quindi da una superficie un punto e poi da questo punto prendo una linea non geodetica, una linea qualunque chiusa sulla superficie, parte da P e torna a P, poi prendo un vettore tangente qualunque e faccio un trasporto parallelo lungo questo cappio e vado a vedere cosa succede quando sono in P. Normalmente il vettore si è spostato. Il caso di prima. Io a questo mi riferivo sì. Prima. Prima erano geodetiche, qui non necessariamente. Una curva chiusa qualunque. Se lo spazio, se la superficie è curva, bene, il vettore finale è diverso da quello iniziale. L'angolo che c'è, la differenza che c'è fra questi due vettori dipende dalla curvatura in P stavolta, non su tutto il triangolo come prima. Quindi questa è una definizione locale. Difficile, perché come si fa a valutare? Qui c'è tutto un calcolo grosso, perché l'equazione del trasporto parallelo con tutti i simboli di Cristofoli, eccetera, è una geogeomica. Mica facile da gestire, ma si fa. Bene, tutte queste strade per definire la curvatura finalmente convergono nella definizione di curvatura secondo Riemann, la quale definizione è estremamente algebrica. Ma che ha il vantaggio che se calo di dimensioni e arrivo da una varietà riemanniana qualunque a una varietà bidimensionale, una superficie ordinaria, combina con la definizione di Eulero-Lagrange, con le due la curvatura definita come sui triangoli geodetici e come spiazzamento rispetto a una curva chiusa partendo da un punto. Combina tutto, coincide tutto perfettamente. Ci sono tanti bei teoremi, ognuno dedicato a dimostrare che effettivamente le cose stanno così. Come è fatta la curvatura di Riemann? E adesso mi devo alzare di livello. L'idea è, dunque, siamo in una varietà n-dimensionale di Riemann con connessione di Riemann, cioè Levi Civita, Riemann, la stessa cosa, connessione affine. L'idea è che la curvatura in qualche modo mi misura come commutano come commuta la connessione affine. Passo direttamente alla formula. R x maiuscolo y maiuscolo z maiuscolo. Questa è la curvatura secondo Riemann, dove x, y, z sono tre campi paralleli, cancellate, sono tre campi vettoriali,
Non ho detto paralleli, proprio è stato un lapsus. Tre campi vettoriali definiti sul vettore tangente, in un punto e quindi in tutti i punti. Questo è il campo, il vettore tangente x, questo è il vettore tangente y e questo è il vettore tangente z. Cambiando punto, questi vettori formano un campo vettoriale, quindi cambiano punto per punto. Vado in un altro punto, avrò ancora questo, questo, questo e cambiano con regolarità. Tre ce ne vogliono. Per la connessione a fine se ne vogliono due. Per la curvatura di Riemann ce ne vogliono tre. E dopo l'uguale cosa ci metto? Ci metto le connessioni affini in questo modo qui. Vi ricordate quel Nabla? Vado a vedere che non mi sbagli, perché sai, di sera posso perdere qualche bit. Z meno, poi dopo ve la spiego. La cosa mostruosa è che funziona. Più lo faccio qui, Allora, vedete queste commutazioni, questa simmetria che c'è? Allora, questa è la connessione affine rispetto a y della connessione affine rispetto a x di z. In pratica si legge all'incontrario. Prendo il campo z, campo vettoriale z, faccio la connessione affine di z rispetto a x, ottengo un altro campo. Adesso faccio la connessione affine rispetto a y di questo campo. Poi faccio la stessa cosa ma invertendo l'ordine delle connessioni affini e mettendo un meno. Vedete questo? Ma non basta. Poi faccio la connessione affine rispetto al commutatore di x e di y. Dunque, un commutatore in algebra è una cosa fatta così. Commutatore, lo dice la parola stessa. Quindi il commutatore di x e di y è xy meno yx, che è ancora un campo. Si dimostra, adesso non lo sto a fare, quindi questo è ancora un campo, quindi faccio la connessione affine di z, sempre di z, che è qui, rispetto al commutatore dei due campi precedenti. Ho commutato x, y tenendo fisso z in tutti i modi possibili. Quindi la curvatura di Riemann mi dice come commutano le connessioni affini. Più astratto di così, ma il bello è che questo vi dà quelle robe che vi ho introdotto prima, pari pari. Oscar, devi prendere... Perché questo è il risultato di un processo di decenni, di secoli, dal fine 1700, non l'ha fatto così Riemann, si chiama di Riemann perché poi... calando subito in una cosa che si chiama curvatura sezionale, si va a parare su quei disegnini che vi facevo prima direttamente. Ma prima non l'ha fatto così. Io credo che qui ci sia lo zampino di Cartan, dei francesi, che hanno lavorato... Che anni siamo? Siamo anche dopo, molto dopo. No, 900 abbondante, secondo me. Cioè le ricicli sono fino al 920. Beh, sì, 45.
1985, era quindi morto. Sì. Per dispiacere, per via delle leggi razziali. Curbastro un po' prima, e diciamo siamo in quel periodo lì. Levi Civita nel suo testo base non ne parla, fa tutte queste robe alla maniera un po' arcaica, con gli spostamenti paralleli, come abbiamo fatto prima, utilizzando i tensori. Qui utilizziamo l'algebra delle connessioni affini. Per me siamo in tempi recenti. E questo è un processo che parte da Eulero, 1600, 1700, Gauss, fine 700 e avanti così. E porta a questo risultato qui, che è pregnante, perché contiene tutto quello che abbiamo detto prima. Però notate le commutazioni. Se prendo uno spazio euclideo, qui è tutto zero. Perché se io faccio delle connessioni affini e scambio i vettori, cioè andare così o andare fare delle derivate covarianti lungo questa direzione o lungo quest'altra in uno spazio piatto non cambia niente, è tutto zero. È banale dimostrare che la curvatura di Riemann per qualunque xyz in qualunque punto di uno spazio euclideo è zero. Tutte queste differenze si annullano tutte. Se adesso considero invece i vettori tangenti e non dei campi, le componenti dello spazio tangente, quindi vi ricordate quelle belle derivate, questi sono le componenti, le basi dello spazio tangente. Se adesso introduco questi vettori qui, i vettori di base, in pratica esprimo x, y, z in funzione dei vettori di base, ottengo questa formula un po' più semplice. Scusate, questo è J, questo è I e questo è K, meno forse era meglio raccogliere, poi io mi dimentico. Sì, è meglio raccogliere. Qui il calcolo, passare di qui a qui, è tramite le regole che abbiamo definito nella connessione affine, quelle regole algebriche che definiscono la connessione affine. Non lo sto a fare, è banale, ma è estremamente lungo. Non è il momento di fare queste cose qui. Quindi IJK, qui c'è JI, qui c'è meno, qui c'è IJ e qui c'è K. Ecco, così sparisce questo termine, perché in fondo queste qui che sono derivate parziali per il teorema di Schwarz si annulla questo commutatore. E quindi questo termine scompare, rimangono questi. Cioè non conta l'ordine con cui faccio le derivate parziali. Bene, se adesso introduco questa cosa qui, la scrivo così, e l'ho già scritta, e la scrivo così, Uh,
Vedete un po' come la scrivo. Questo qui è un vettore, eh? È un campo vettoriale. Questo qui lo esprimo nelle componenti rispetto alla base. Le componenti rispetto alla base, guarda, guarda come le chiamo. Allora, con gli indici introduco un indice L, quindi è K. Guarda, guarda come chiamo queste componenti. Chi si vede? Il tensore di Riemann. Riemann misto. Ricorda un po' la gamma di Christoffel. Quello alto, l'indice alto mi dà su cosa sto sommando, sulle componenti. Ciao Luca, ma c'è stato un incidente col treno? Che boia. Non c'è detto niente, sono fermo. Ora lì, fermo lì, poteva essere successo qualunque cosa. Alle 9. Essere ma mi aveva avvisato Nando. Sì, ho dovuto iniziare, questi trepidavano. Facciamo la curvatura. Facciamo la curvatura. Adesso non posso farti il riepilogo. Comunque eventualmente te la guardi lì. Quindi il tensore di Riemann misto rappresenta, come per i simboli di Christoffel, le componenti rispetto alla base del piano tangente del vettore cosiddetto curvatura di Riemann, perché questo è un vettore sul piano tangente. Facendo i calcoli, che naturalmente non sto a fare, si ritrova la formula classica che vi vado ad indicare. Però ho bisogno di cancellare tutto perché sennò non ci sto. Comunque, ripeto, presi tre in un piano tangente, presi tre vettori x che costituiscono un campo tangente, quindi punto P, muovendo il punto P sulla varietà, questi tre vettori cambiano e costituiscono un campo, tre campi tangenti. Presi tre campi tangenti, costruisco questo vettore tangente, che indico simbolicamente in questo modo, definito in questa maniera qui, con i simboli, con le derivate, con le connessioni affini commutate il più possibile. Questo vettore qui, se passo alle componenti della base naturale indotta dalla parametrizzazione che scelgo, posso scegliere infinite, quindi mi cambiano, però ne scelgo una, a questo punto, introdotti i vettori di base, questa si riduce rispetto ai vettori di base a questa cosa che è un po' più semplice, che è ancora un vettore del piano tangente, che se esprimo nelle componenti come combinazione lineare rispetto alle componenti del piano tangente, ho questa formula qui in cui sono introdotti questi termini che si chiamano coefficienti della curvatura, o in altri termini tensore di Riemann. Facendo i calcoli, voi dite come faccio a fare i calcoli? Beh, la cosa è bisogna fare tutte queste connessioni affini, una roba un po' mostruosa, ma facendoli, si fanno, si ottiene la formula classica che adesso vi vado a esprimere. No, non so, rischio di dire una cavolata, però. Quel tensore misto lì è la componente della singola base, non so, ma sapete che sia di x1, quella lì è la componente di x1, quello perché l'L in alto è quello che mi corrisponde alla prima base, a una base, no? Sarebbe 1, 1, esatto. Più 2, 2, più 3, 3, questi rimangono fissi. Cioè fissati i, j e k, quindi fissate tre vettori di base,
che possono essere anche lo stesso ripetuto tre volte, ottengo un vettore che esprimo in questo modo comodo rispetto ai vettori medesimi di base. Però guarda, questi qui sono questi. A cambiare sono questi qui, perché devo fare la combinazione lineare. Cioè, ho 58 vettori di base perché sono una varietà a 58 dimensioni, quindi avrò 1, 2, 3 e vado a sommare questo in alto, 1, 2, 3, avanti, avanti, avanti. Questo rimane sempre lo stesso, ijk, 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 ijk. Quindi ijk 1, 1 più ijk 2, 2 più ijk 3, 3 e avanti finché sono le dimensioni della varietà. Il calcolo, la formula che mi dà questi termini, che mi dà questi termini, devo cancellare tutto. Tutte queste robe le trovate anche sulla dispensa in maniera succinta ma completa. Poi naturalmente chi vuole approfondire, visto che oggi è l'ultima volta, mi chiama e approfondiamo. Però deve venire da me. Ora, la definizione di R IJK sotto, qua sopra ho messo una S, è questo mostro qua. Meno, qui c'è un L, a quest'ora non ci vedo più, L, K, questi sono i simboli di Christoffel, qui c'è una S, qui c'è un I, L, più derivata parziale, XJ, gamma S e K. Se ho sbagliato controllate sulla dispensa, perché a quest'ora mi si appana la vista. È una cosa mostruosa per definire, questa sembra una I, e qui c'è ancora gamma, e qui c'è S, e qui c'è JK. Non c'è male. Questi sono i simboli di Christoffel, questi sono sommatorie, questi sono derivati di simboli di Christoffel. I simboli di Christoffel contenevano derivate parziali del tensore metrico, quindi questo è un oggetto con derivate giustamente seconde. Quindi la curvatura coinvolge le derivate seconde, come d'altra parte nelle curve la curvatura è definita come accelerazione, che è una derivata seconda. Quindi, la curvatura è un ente del secondo ordine. Mentre le derivate semplici dei campi sono ente del primo ordine, giustamente. Che roba, eh? Beh, ragazzi, e non è finita, perché se io adesso definisco, guarda un po' cosa vado a fare, il prodotto scalare sempre sul piano tangente, sullo spazio tangente, il prodotto scalare fra la curvatura sempre relativa ai vettori di base, I, J, K, prodotto scalare, metto un punto e virgola così si capisce meglio, e qui facciamo rispetto, quindi adesso lo chiudo così sto vettore, faccio il prodotto scalare della curvatura di Riemann, che è un vettore
sul piano tangente, con un altro vettore di base, questo oggetto qui, che ha praticamente quattro vettori dentro, lo si indica con le parentesi tonde. È un modo vedete, avete mai visto una parentesi tonda con quattro termini? I primi tre rappresentano questo vettore qui e il quarto termine rappresenta questo vettore e le parentesi rappresentano il prodotto scalare o interno che dir si voglia di questi due vettori qui. Si trova? Ve l'ho fatto vedere perché? Perché tutta una serie di proprietà godute dalla curvatura di Riemann si esprime con queste parentesi tonde. Però prima di farvele vedere un attimo, vi faccio vedere una piccolissima definizione. Chiaramente facendo il prodotto scalare fra questo e questo vi compare il tensore metrico, perché il tensore metrico è definito proprio come prodotto scalare dentro il piano, lo spazio tangente. Se io questo prodotto scalare lo definisco così, perché faccio i calcoli su come l'avevo definito prima, questa cosa qui, poi faccio il prodotto scalare, tutti i calcoli che devo fare, viene fuori questo oggetto qui, esattamente questo, che lo si può indicare in questo modo qui. Vedete LL? C'è la famosa contrazione I, J, K, S. C'è la famosa contrazione del tensore. Quando avete un indice controvariante assieme a un indice covariante, c'è una contrazione dei due indici, se naturalmente questo è il tensore metrico, si ottiene il tensore di Riemann completamente covariante. Quindi il tensore di Riemann completamente covariante è definito da questa, che non è altro che questo prodotto scalare qui. Quindi voi avete una superficie, un punto, il piano, lo spazio tangente, avete i vettori di base, in questo caso sono 1 e 2, semplicemente sono 2 perché l'esempio del piano tangente alla superficie sono 2. Se faccio tutta questa cosa qui, definita come ho fatto prima, quindi prendo, ne prendo due, per esempio questo, questo, oppure potrei prendere questo e se stesso, questo e se stesso, non ha importanza, poi ne prendo un altro, che in questo caso è l'uno o l'altro, vedete che per le superfici tutte queste formule si accrocchiano, si riducono enormemente, alla fine non faccio altro che fare questo prodotto scalare che mi dà questo oggetto qui. Questo oggetto qui, alla luce di tutto quello che andrebbe detto, soddisfa queste proprietà, IJKS. Sono proprietà algebriche, ve le trovate scritte, inutile che ve le dica, anche perché non è che dicono molto. Semplicemente se io scambio, per esempio, IJ, perché a quest'ora non vedo più niente, IJ, KS, I,
JKS, se inverto queste due per esempio, cambia segno. Se inverto queste due, cambia segno. E altre, sono 5-6. Ci sono anche le identità di bianchi. In pratica, se faccio una sommatoria di queste qui tre volte, girando un po' gli indici, ottengo 0. Tutta una serie di proprietà che ovviamente sono utili nel fare i calcoli. A questo punto si fa un altro passaggio. Capisco la difficoltà, ma dovrei fare presto. Se ho una superficie bidimensionale, oppure una varietà n-dimensionale, però nello spazio tangente prendo solo due vettori dello spazio tangente, vado a determinare la cosiddetta superficie sezionale rispetto a quei due vettori lì. Mi spiego. Siccome le superfici sono troppo forti, anche perché riducono una marea gli indici, ho solo due vettori di base, le formule si riducono enormemente. Se però ho più dimensioni, per esempio tre dimensioni, in tre dimensioni lo spazio tangente è R3. E in uno spazio tridimensionale io posso prendere due vettori linearmente indipendenti e questi mi formano un piano, un sottospazio. Questo piano qui mi determina, se io da questo punto faccio partire tutte le geodetiche, mi determina una superficie a cui questo piano qui, che è un sottospazio bidimensionale dello spazio tangente, a cui questo piano qui è tangente. Quindi io posso in ogni punto di una varietà di qualunque dimensione definire delle superfici tangenti a due vettori linearmente indipendenti che io prendo a mia scelta dentro lo spazio tangente. Costruisco così la curvatura sezionale come curvatura di una superficie che ottengo con le geodetiche all'interno di una varietà a più dimensioni. Quindi calando drasticamente a due dimensioni ho un'enormità di vantaggi sulle forme. Però dipende dalla scelta. Dalla scelta che faccio. Per esempio, se la nostra... calcoli una, poi però hai un altro piano, devi calcolare un'altra. Allora, io ho... Se sei per esempio in tre. In tre. In tre io posso scegliere due vettori linearmente indipendenti che formano infiniti piani. Quindi, come scelgo questi due vettori? Avrò un piano tangente, una curvatura sezionale della superficie che ottengo mandando tutte le geodetiche con la mappa esponenziale, non l'ho detto, lo dico adesso. Quindi se io ho un piano, d'accordo, questo è un piano, da questo punto qui, su questo piano, faccio partire tutte le geodetiche che partono da quel punto con un vettore tangente sul piano, ok? Ottengo una superficie. Sposto questi qui, ne ottengo un'altra. Sposto, ne ottengo un'altra. Beh, ciascuna avrà la sua curvatura sezionale. Sono belli quegli spazi a curvatura sezionale costante. Ma sono una sottoclasse di tutte le varietà possibili, che hanno proprietà fortissime, però in generale no. In generale, se io taglio così, ho una certa superficie bidimensionale ottenuta con le geodetiche. Se taglio così ne ho un'altra, se taglio così ne ho un'altra. In uno spazio di Euclideo sono tutti piani, il piano tangente coincide con la superficie che ottengo. Quindi 0, 0, 0, 0, sono tutte curvature sezionali nulle. Se invece lo spazio è incurvato, a questo punto se io lo taglio, se io prendo questo piano qui, avrò una superficie, se ne prendo un altro avrò un'altra superficie, ognuno con la propria, come si dice, curvatura sezionale. Questo è il lavoro di Riemann, questo è proprio di Riemann.
Ora, si definisce curvatura sezionale questa espressione, ovviamente non ve la sto a dimostrare, perché voi capite, è estremamente difficile farlo in poco tempo. Fatta così, se chiamo sigma il piano che ottengo con due vettori linearmente indipendenti presi nello spazio tangente, K sigma, curvatura sezionale rispetto a sigma, è uguale, oppure se volete K, i due vettori li chiamo X e Y, linearmente indipendenti, appartenenti allo spazio tangente, uguale x, y, x, y fratto, udite, udite, il famoso, la famosa area del parallelogramma che si ottiene con questi due vettori. Vi ricordate il gramiano? L'area che si ottiene, sì, la indico in questo modo, come se fosse un prodotto vettoriale, ma con questo simbolo qui, questo simbolo più che altro si usa nelle K-forme, però in letteratura si trova così, al quadrato. Queste espressioni qui, lo facemmo a suo tempo, è la radice quadrata del gramiano che non è altro che la radice quadrata. Questo per cui faccio il determinante eccolo qua. Se voi prendete due vettori e fate questo calcolo qui, trovate l'area del parallelogramma, la vedremo già a suo tempo. Questo qui si chiama determinante di Gram, ovvero gramiano al quadrato, quindi ci vuole un'area al quadrato. Va bene, a questo punto, definito in questo modo, ricordate cos'è quello lì? Quello lì è, questo qui è il prodotto scalare fra la curvatura di Riemann, parto con X, prodotto scalare con Y. Quindi, questo, con le due parentesi e i quattro vettori, non è altro che, per definizione che vi ho dato prima, la curvatura di Riemann di due vettori rispetto al primo, quei due vettori là rispetto al primo, per il secondo. È una forma XY XY, ha questa simmetria qui. Questa è la curvatura sezionale. E si dimostra che nel medesimo piano sigma, se io cambio i vettori, ma sempre sullo stesso piano, in modo che siano realmente indipendenti, questo non cambia. Quindi questa espressione è un buon candidato per l'area, per la curvatura, perché la curvatura non dipende da come sul piano tangente io prendo i vettori. Se ne frega. Questa è una dimostrazione. L'altra dimostrazione, fate partire le geodetiche dal piano tangente, ottenete una superficie e vi calcolate la curvatura di Eulero-Gauss di quella superficie, una strada lunghissima. Quindi si preferisce questa strada algebrica, invarianza rispetto al cambio di XY sul medesimo piano. Detto questo, Ricci costruì una definizione di curvatura che è un po' una media pesata delle curvature di Ricci, usando le curvature sezionali.
Come vi siete ben resi conto, nel caso tridimensionale, io potrei prendere tutti i piani che voglio sullo spazio tangente. Bene, allora, sullo spazio tangente definisco una terna, faccio il caso di tre dimensioni, ortogonale, ortonormale, e questo lo chiamo xn perché potrebbe essere in n dimensioni. Quindi questo è lo spazio tangente, per esempio R3. Prendo una terna ortonormale, quindi tre vettori perpendicolari fra di loro di lunghezza 1. x1, x2 sarebbe x3, dico xn perché in pratica queste potrebbero essere più dimensioni, perché questo lo chiamo x. Cioè l'ennesimo, che decido io qual è, lo chiamo x. E definisco curvatura di Ricci, guarda un po' cosa fa il signor Ricci, Ricci nel punto P naturalmente, perché tutto avviene in un punto P della varietà in cui ho costruito lo spazio tangente, Ricci di P in X rispetto a X, come 1 fratto n-1, dove n è la dimensione della varietà, per la sommatoria con gli indici ij da 1 a n, meno 1, è solo che mi la riscrivo perché vado a sbattere contro il disegnino. Quindi definisco curvatura di Ricci nel punto P rispetto al vettore x come un fattore di pareggio, che è 1 fratto n meno 1, per la sommatoria di i che va da 1 a n meno 1 della curvatura di Riemann x z, poi vi dico cos'è i x z i, chiuso, eccolo qua, è più semplice di quello che sembra. Dunque, io prendo, perché chiamarlo z? Lo chiamo x che faccio prima, perché nella dispensa l'ho chiamato z. Allora, io prendo x e uno degli altri due, poi faccio questa cosa qui che non è altro che x, xi, x, xi. È la curvatura sezionale rispetto al piano x, x1. Quindi, questo è x, questo è x1, questo è il piano, faccio la curvatura sezionale in questo punto rispetto a questo piano. Poi faccio la curvatura sezionale rispetto a x e l'altro vettore, e le sommo. Quindi il tensore di Ricci non è altro, e la curvatura di Ricci non è altro che la somma delle curvature sezionali che posso costruire prendendo una n-upla ortonormale dentro lo spazio tangente, scegliendo un di quelli vettore e facendo la curvatura sezionale con tutti i piani che posso ottenere tenendo quel vettore fisso e cambiando vettore. Allora, se io siamo in tre dimensioni, prendo tre vettori ortonormali del piano tangente nel punto P, come mi pare a me, scelgo questo, certo che
Sembra facile, eh? Allora, ne scelgo uno, chiamo x, questo è x2 e questo è x3. Poi faccio x, x1 e faccio la curvatura sezionale. Poi faccio x, x2, faccio la curvatura sezionale, sommo le due curvature sezionali moltiplicando il tutto per un fattore di media che se n è uguale a 3 è un mezzo. Se n è uguale a 4 è un terzo e via dicendo. Il perché di questo è per far venire poi i conti quando scendo sulle superfici. In fondo, se sono in R3, ne ho due di termini, quindi devo fare un mezzo, perché è una media. Ho due termini diviso 2, tre termini diviso 3, quattro termini diviso 4. Non si è spostato molto il nostro amico di Lugo. A questo punto, la curvatura di Ricci rispetto a questo, al rosso, potrei farla, cambia naturalmente, questo è rispetto. La cosa bella è che fissato 1, se io giro così, viene uguale. Cioè, la definizione ben posta dipende solo da questa, perché se questi qui li giro tenendo il rosso costante, d'accordo? Se sono in più dimensioni facendo in modo che ne tengo uno fisso e gli altri li muovo tutti, ma sempre ortonormali, è la stessa cosa. Quindi qui non ci sono gli altri, c'è solo questo, quello che ho scelto. Quindi curvatura di Ricci rispetto a 1, a un vettore qualunque, di lunghezza 1. Quindi nello spazio tangente prendo un vettore x di lunghezza 1, poi mi costruisco tutti i possibili vettori tangenti fino a completare lo spazio, ho detto tangenti ortonormali a quello, fino a completare. Certo che se sono in tre dimensioni posso fare solo così, d'accordo? E il risultato è il medesimo. Faccio così, viene 12, faccio così, viene 12, faccio così, viene 12, faccio così, viene 12, si dimostra. Questa è la curvatura di Ricci, quindi è una media delle curvature sezionali di Riemann. Scelto un vettore di riferimento. Se faccio una media di questi, ottengo la curvatura scalare. La curvatura scalare, che si chiama K, in un punto, è la media di tutte le curvature di Ricci. Quindi è 1 su n per sommatoria di j che va da 1 a n di tutti i Ricci nel punto P calcolati rispetto a ciascuno dei tre. Stavolta ne ho tre, faccio la curvatura di Ricci rispetto a questo, poi, e quindi vado a fare le sezioni qui e qui. Poi faccio la curvatura di Ricci rispetto a questo, facendo le sezioni questo con questo, questo con questo. Poi faccio la curvatura di Ricci rispetto a questo, prendendo questo piano e questo piano, sommo tutto, divido per un termine, quello si chiama curvatura scalare. E, bello, non dipende da come ho preso la base ortonormale, purché si è fissato un punto. La curvatura scalare, pur avendo a che fare con le curvature sezionali che risentono di come tu tagli la varietà, alla fine è uno scalare che non risente di come tu effettivamente l'hai tagliata. Cioè, facendo sta media si perde la differenza di curvatura dei vari tagli che voi fate. E questo è straordinario, tutta roba dimostrata, eh? Perché ve la dico io. Per cui qui c'è solo il punto, non c'è che vettore ho scelto.
A questo punto, scendendo a due dimensioni, questa è esattamente uguale alla curvatura di Gauss-Eulero a parte un fattore 2. Ci si accontenta, diciamo, è un risultato sconvolgente. Questo compare nell'equazione di Einstein con il nome R. Nell'equazione gaussiana di Einstein c'è Rij, naturalmente facendo le componenti si ottiene il famoso tensore di Ricci, adesso non ve lo sto a fare, quindi facendo le componenti di questo rispetto alla base si ottiene il tensore di Ricci, da cui si ricava per contrazione con il tensore metrico la curvatura scalare. Quadra tutto. Con questo l'introduzione alla geometria di Riemann è terminata. Buon Natale, grazie per la pazienza e buon anno. Se ci sono delle domande, qui vi ho detto talmente tanta roba in talmente così poco tempo, senza le dovute dimostrazioni e magari incespicando un po' sulle parole, che è difficile sintetizzare e dire, però più o meno avete un'idea della geometria di Riemann. Dal di qui si parte con una marea di applicazioni che vanno dai campi di Jacobi alla geometria globale, alla, chi più ne ha più ne mette, le proprietà delle varietà, per esempio a curvatura sessionale costante. Ci sono delle proprietà eccezionali, proprietà globali delle varietà complete, connesse, semplicemente connesse, compatte, chiuse, eccetera. E la cosa è aperta, è ancora oggetto di studio questa roba. Poi su questa roba qui si applicano i gruppi, tutti i movimenti che voi potete fare su una varietà potete considerare nell'ambito della teoria dei gruppi. Si dice un gruppo agisce su una varietà. E qui nasce tutta un'altra branca di topologia algebrica applicata alla geometria differenziale. Cioè qui si incontra tutto. E quindi voi capite, è un vasto campo di ricerca attualmente aperto, soprattutto per quello che riguarda le questioni dell'applicazione dell'algebrica, quindi i gruppi che agiscono su queste varietà e la struttura delle varietà, se hanno un buco, due buchi, tre buchi, cambiano, ci sono teoremi ancora da dimostrare e se volete trovate una letteratura estremamente ampia, anche cercando così a caso su internet. Domande? È stata dura. Si è capito qualcosa, cosina, con quelle cose, quei tagli, quelle sezioni? In fondo la curvatura sezionale è questa qui, fratto l'area. Al quadrato, vabbè, per motivi di... Cioè due vettori x, y, faccio... questo è Riemann. R, x, y di x, prodotto scalare con y. Quindi ho due vettori, me li gioco... nell'unico modo che posso fare xy, così crea una forma simmetrica che sicuramente ha delle proprietà, guarda caso è la curvatura scalare. Se io cambiassi i due vettori purché facenti parte dello spazio tangente, purché linearmente indipendenti, troverei, facendo parte del medesimo piano, troverei che non cambia quell'espressione. E quindi quell'espressione è chiaramente indicativa di un qualcosa tipica della varietà
che non dipende dai vettori tangenti che ci faccio sopra, quindi la curvatura è un candidato e si dimostra essere quello giusto. Naturalmente bidimensionale, curvatura di Eulero-Gauss. Se hai capito qualcosa, ditemi di sì, se no mi viene la, come si dice, lo scoramento. Qualcosa che volete approfondire nel poco tempo? Posto però, sono quasi le 11. Se no, chiudiamo e ci aggiorniamo. Trovate tutto spiegato qui, sinteticamente, ma in maniera esauriente. Geometria di Riemann in sintesi. Sicuramente c'è tutto quello che ho detto. Forse qualcosa di meno o forse qualcosa di più, dipende, in maniera sistematica. Poi se qualcuno volesse approfondire, io sono disponibile, però dovete venire da me perché col 2018 iniziamo con la filosofia, la metafisica e quindi andiamo, ci spostiamo su un livello diverso. Sì, è più semplice se volete, più semplice apparentemente.